Ciao ragazzi, noi siamo i Buco Gamers, io sono Tsuki e io sono Ryoza. E ben ritrovati a questa nuova amichevole con gli iscritti. Woohoo! Oggi sarà il turno di Ryo per una rivincita contro Lori, conosciuto ora come Nova. Nova. E a breve gli manderemo la stanza. Nel frattempo io vi spiego le regole. Allora, non ci siamo dati i limiti di overall, io ho detto che squadra volevo provare oggi, però le skill sono limitate a S30, raga. Per cui oggi ritorniamo un po' al passato giocando con limite S30. Non userò più la rosso brutta, ovvero la rosso blu, perché ormai non è più giocabile quella, raga, è proprio indecente. Questa qua è un pochino meglio, ma non è il team finale che voglio usare. Eccolo lì. Eccolo qua. Vediamo un poco. Poi Juventus, nome squadra migliore non potevi scegliere. Grande. Sì, io non sono una tifosa ufficiale. Vabbè. Sei tifosa. Per dire. Ok. C'è un po' di differenza di overall. Vediamo un po' se si sentirà in campo. Dai Nova, diamoci dentro. Dai. Anzi, per noi sarei sempre Lori ormai. Infatti. Quindi. Vediamo un po' come gira il team. Tutto ok, sì? Sì. Ok. Perfetto. Siamo in contatto in caso di crash, eccetera. Perché ha detto, raga, che ha la connessione un po' ballerina. Ecco qua, raga, userò questa rosso-verde oggi. Lui è una classica... Giappo-verde. Non male. Che quel Clyvort è... È sempre tosto. Sì. Ah, direttamente aiuta. Oh, a chi che mi sono persa il colpo? Sano. Ah, sempre sano. Vai, passaggio al volo! Poi. Ok. Vediamo un po'. Ok, passato. Vai, sorcetto. C'è Mizugi, quello verde. Ok. Raga, vediamo un po' se Sorcetto riesce a fregarli entrambi. Ti prego, entra in porta! Certo che è molto triste come... Ti prego, entra in porta! Sì, ok, la passa di tutti e due, grande. Vai, Soribachi! Bucalo e rubagli quel cappellino! Sono 4 partite che lo sto chiedendo, nessuno che mi abbia portato il cappellino di Genzo! Ma insomma! Ma in realtà non è che sei un fan, Jeff. Non so di che parli! Sì! Il sorcio ha portato il cappellino. Grazie! Gli sta benissimo, vero? Dovremmo fare Jeff col cappellino di Enzo. Se ho tempo lo metto nel video. Stupendo. Ok. Stasera siamo un po' esauriti e la stiamo prendendo un po' anche a canticchiare. Questa sera siamo esauriti. Questa sera in particolar modo. Iga basta! Sì, Yuga, la prendi troppo. Certo. La prendi sicuro. E mi avvicino che sono una talpa. Chiappa la talpa, dai, giochi insieme a noi. Questa sera le cantiamo tutte, dai. Ok. True Baza. Full power. Pigia. Oh vabbè. Ma gliel'ho letta. Uno spiraglio. Un filo e mezzo. Bravo Topolino. Un abile ratto delle fogne. No, maledetto. Eh. Ma si è teletrasportato. Non comunque, c'era lì. Comunque ti sei perso il mio... No, cos'è? Un abile ratto dalle fogne. LOL. Clyvorto. È mai matchato Kishida. O tiri da lì o è palla persa. Già. Ok.
Ci ha provato. Non esiste contro lo squalo. Andiamo, X6! Si è che ha dimenticato di togliere la conferma degli altri. Sì, stavolta l'ho dimenticata, raga. Non è che non me l'ha preso. Perché dovete sapere che abbiamo resettato il telefono di Rio ai dati di fabbrica. E speriamo che duri questa situazione. LOL. Dai! Oh, il maledetto che non mi sei voluto uscire. Non insultare il mio Shin Godo 2.0. Cinghetto 2.0. Mangiatore di carbonari. Il male 2 al cinema. Siete pronti, ragazzi? È da tanto che non lo facciamo. È da tanto che non lo facciamo. Tutti assieme. Tutti. Con calma. Vai, Yuga. Tira il volo di Raiju. Tsubasa. Giusto, potrei usare i pacchetti. Vai, Mark! Distruggilo col tiro al volo della tigre fulminata, Mark! Fallo volare! Vai, Mark, fallo volare! Fallo volare! Vai, Mark, fallo volare! La tifoseria può solo accompagnare. Altro che i cartonati! Non ne vogliamo cartonati sugli spalti, vogliamo la bolgia! Tanto il coronavirus se lo beve Jeff. Non ci credo! Ma cosa ne ha parato? Ma cosa ne ha parato? Quel Genzo, Lord. Anzi, questo. È venuto un miracolo. Cosa ne ha parato? Follia pura. Lo sappiamo che quel Genzo, nonostante abbia follia pura. Un brutto soprannome che noi non condividiamo. Sì, ma cosa ha parato? In un giappo verde rende ancora. Cribbio. Cioè, GG. Gran bella parà. Genzo dice: mi avete rubato il cappellino una volta. Attenzione, maestro dei pronostici al contrario, raga. Mai dire NG tutta la vita qua. Dai, ma cos'è? Oh. Vediamo un po' se vediamo passa. Un po', ok, uno sì, l'altro. Ok, passato anche l'altro. No, non ti flippare, non ti prego, flippare. No, dai, stavi andando bene. Ok, si era solo flippato. Speriamo. Vediamo un po' se pari questa, Genzone. Riuscirà il sorcio a prendere nuovamente il cappellino? Ti prego, entra in porta! E prendimi il cappellino, pallone! Al pallone, così. Vai! Vai, Soribachi! Prendimi un altro cappellino che me lo vendo su eBay! Vabbè. Vediamo un po'. Vediamo. Non ce la fa col sorcio! Non ce la fa col sorcio. X-E! La differenza di overall si sente, eh? Sì. Penso che però Yuga sia un po' vecchio ormai. Non è che è vecchio, non lo sa Wada, Tsuki. Ma neanche io nell'altra partita ho segnato contro Gino, il pulcino canterino. Sì, è più carino così che chiamarlo messicano. Preferisco chiamarlo pulcino canterino. Ah, tra l'altro ce l'ha anche in panca. Sì. Cosa farà il Rio? Schifo come sempre, Zucchi, ormai è una costante. Come no, come me, cioè noi due facciamo sempre schifo. No, sto pensando se è il caso di fare cambi, ma la squadra vedo che gira bene. Sì. Non c'è bisogno. L'unica cosa mi dispiace per Yuga che non ha segnato, cavolo, ero convintissimo. Cioè non è basso di stazza. Non è affatto basso di stats. Tra l'altro d'impeto lo sicuro sopra col colpo vigoroso. Era una tecnica combinata, però boh. Vabbè, andiamo al secondo tempo, raga, dai. Vediamo come gira. Ma era pronto. Forse ha cambiato idea, ok. Sai quando vedi delle cose? No, cosa ho fatto? E ne approfitti. Non vedo l'ora di mettere su un altro team, raga. Non mi va di giocare con un ibrido Jap, purtroppo sta troppo sotto ad altri. Adesso, poverino, Lori sta giocando con una full Jap verde, quindi sta sotto. Diciamo che la sua situazione attuale è la stessa che troviamo noi in online, ecco. Già. Avevo visto Wire al trequartista, mi stavo preoccupando. Arigato.
Perché grazie? Boh, ce lo spiegherà dopo. Forse perché ho detto buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ah, ecco, posso dovevo alzare, io non me l'ho dimenticato. Mi sono dimenticato di alzare il contrasto a Sorcia Marcio. Buongiorno al latte, al caffè. LOL. Buongiorno a chi non c'è, anche se sono le 5 del pomeriggio. Buongiorno, ti supererò, Roberto. E sarà oggi, visto che posso dribblarti e tu non hai un contrasto. Maledetto. Oh no. Esatto. E io ti dico che sono il padre di... Sono tuo padre. Senza pathos, senza nulla. Sì, sono tuo padre. Secondo me ti lascia più di stucco una dichiarazione senza pathos. Cosa? Vediamo un po' se l'intercetto di Zawa è abbastanza rotto. Misakino verde. Full power. Nice. Non basta per Izawa. Devo aver impallato. Ecco. Figura. Come è successo nella partita di mercoledì. Per chi non l'ha vista. Dai. La mia che ho giocato io. Dai. Qualcuno recuperatela! Perché Robert Hongo? Dwight! È successa la stessa cosa che è successa a Levin nella mia squadra. Roberto sapeva che sarebbe finita lì la palla all'anima dell'occhio della visione di gioco. Ken! Vai Ken! Para quella palla col tuo calcio strano! Dai. Ken. Dai. Ken. Dai. Ken. Dai. Ken. L'ha presa! Non ci credo! Ha parato! È la cosa più brutta che io abbia mai visto. Tamarrisa. Orribile. È orribile, cioè. È meglio la parata del 97. Sì, sì, manca paragone. Anche perché era un pugno con il 97, ci sta di più. Con il suo rimaci mi buca tutto. I commenti in diretta, raga. Troppo forte il nuovo Sorimachi. Già, e io non l'ho preso, sarebbe stato. Feed intercetto versus dribbling ferisce. Già, l'RNG toglie e da e toglie. Ma noi non ci arrendiamo, vinceremo noi. Con la faccia sviluppata e si vede solo l'occhio. Lo so, ma appena visto. Sì! Maestro dei pronostici! X-Sei! Vabbè, questa ci sta, c'ha il 70% del maestro dei pronostici. A voglia. Clivort versus Sano. Sì, ma lui ha solo la B. Non dovrebbe farcela. E invece sì, con la B, raga! Questo è un maledetto, quel Clivort, tutt'oggi. Tanta roba. Yeah. Ma cosa? Non ho capito. Ti mentirei se ti dicessi che ho capito. Ops. Doppio ops. Questa è una botta di fortuna, oops, raga. I did it again. Abbiamo il power by mangiatore di carbonare, il male 2.0. Cinghetto mio 2.0, raga. Quanto mi piace quel giocatore, fatto davvero bene. Già, cattivo abbastanza, mi sa che sul sorcio era fuori gioco. Non credo proprio, non credo proprio. Sei, ho visto un messicano in porta, ho visto un messicano in porta. Ho visto un messicano in porta! Dai, sorcio, bucalo! Bucca il messicano, poi non mi trigger. Devo veramente bucare il messicano! Dovevi lasciare Genzo! Basta! Oh, dai, dai! È un'ossessione diventato sto giro messicano! E lo buca! Gli hai fatto il cappotto, vergogna.
No, 3-0 non è cappotto. Non è cappotto 3-0. È un giubbotto prima ferile, uguale. Più che altro era troppo svantaggiato non avendo un nuovo SS. Dai, la rifacciamo, però vedi di prendere fortuna, e vedi di prendere, fortuna permettendo. Cerca di prendere nuovi introiti così da avere legami e nuove SS. Diciamo che allora, giocando sei bravo, Lori. Voglio vederti con una squadra più forte. Quindi esatto. Non è che ti dico devi prendere. Ti auguro di prendere nuovi giocatori per fare i nuovi team. Infatti, io ho detto fortuna permettendo. Nel frattempo, grazie. Ti offro anche le baguette che c'ha Misaki. Buone. Oh, sono buonissime, guardale. Oh, che carina Sana è. Questa non l'avevo vista. Come no? Non l'avevo vista. E niente ragazzi, si conclude così anche questa settimana di amichevoli. Fateci sapere che ne pensate del team che ho usato oggi, ma non sarà il mio team definitivo perché non voglio ibridare Jap, raga. Il mio sì lo è, il problema è che mi servono innesti, ovvero le SS al 20%. E niente, ancora basta. Grazie a Lori. Ci sentiamo adesso su Discord per commentiamo commentare un pochino la partita. Noi ci sì, salutiamo magari, che ne dici? Sì. Prima del prossimo fantastico video di Captain Tsubasa Dream Team, dove speriamo di avere delle squadre migliori, Zucchi mi invita. Seguiteci su tutti i nostri profili social che troverete nel link in descrizione. Scrivete su Discord, iscrivetevi al canale, commentate, se vi piace, attivate la campanella, supportateci con tutte queste azioni. Passate a trovare i nostri amici della community italiana di Captain Tsubasa Dream Team su Facebook. Spook, noi ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Ehi, tu. Sì, proprio tu. Non puoi chiudere il video senza aver messo like e senza condividerlo. Non vorrai mica far arrabbiare Bocco. Non sei ancora iscritto al canale? In alto troverai il nostro magnifico trio in versione ridotta. Cliccaci sopra e attiva la campanella. Non preoccuparti, non attiverà strane suonerie, ma ti avviseranno non appena sarà disponibile un nuovo video. In alto, nei due lati, invece, troverete video scelti apposta per te con le mie zampette. Grazie per aver seguito fino alla fine. Ci vediamo qui. Alla prossima!